l'Italia deve affrontare il coronavirus e limitare il contagio. Il primo ministro ha chiesto di cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, restando a casa. Tutte le attività non essenziali dovranno rimanere chiuse fino a nuova comunicazione istituzionale. Solo i servizi pubblici essenziali saranno garantiti. Benvenuti a Sangue Purissimo, la rivoluzione criminale di un uomo qualunque. Un podcast straordinario che vi racconto mentre siamo costretti a restare a casa. Io faccio un sacco di cose che prima non facevo. Bob, non abbaiare troppo, dai. Questo è il 45esimo giorno di quarantena. Baci da Luca. Bob, vieni da lì. Vieni. Bob, vieni qui. Ho sistemato l'armadio che avevo un'altra rotta, credimi. È stato difficile, ma ci sono riuscito. Devo dire, 49 giorni che sono qui, ovvio. Sì, sto bene. Voi? Romeo spia dalla finestra del suo bagno tutti i movimenti di Carolina. La ragazza vive da sola, avrà più o meno 20 anni. È una presenza intima, rassicurante. Romeo vorrebbe essere come lei. Vorrebbe essere dentro di lei. Vorrebbe essere contro di lei. Pronto? Romeo deve farlo. Tu devi farlo. Devi farlo. Mostra a Romeo il tuo rispetto. Possiedi. Sono state prolungate le restrizioni dovute alla pandemia. Il primo ministro invita a non muoversi dalle proprie abitazioni, a meno che non sia necessario. Oh,
show, è pazzesco. Ci tieni in compagnia in questi giorni di sole. Siamo grandi fan della tua voce e il Romeo è così inquietante. Continua così, bravo, sei meglio della quarantena. Romeo deve farlo, deve entrare in quella casa perché appartiene a Carolina. Per sempre. Fingerà di introdursi con una scusa qualsiasi, poi entrerà e poi... Come cazzo ti permetto di dirmi una cosa simile? Gliela faccio pagare, credimi. Sono incazzato come una iena. Vaffanculo, vaffanculo. Romeo non ha pietà delle carni di Carolina. Si accanisce sulla ragazza con violenza, con un coltello. Non c'è pietà. Non c'è fine in quella notte, solo dolore e l'odore del sangue che è insopportabile. Romeo si pulisce gli schizzi di rosso dalle lenti sugli occhiali. Romeo ha fatto il suo dovere.